Sicuramente l'idea è quella di andare nel solco della continuità, perché sono tante le misure che abbiamo fatto in quest'ultimo settennato e quindi ci teniamo che vengano confermate, ma rafforzate, ma sicuramente innovate rispetto a quelli che sono i nuovi bisogni, le nuove esigenze e le nuove fragilità, poiché il mondo è cambiato, c'è stato il Covid e chiaramente il disagio sociale, economico, ma anche personale, le fragilità sono appunto modificate rispetto al passato e quindi di conseguenza dobbiamo necessariamente adeguare le misure. Quindi quelle presenti come i voucher per permettere ai bambini piuttosto che alle persone con disabilità o agli anziani di frequentare i centri, di frequentare gli asili, verranno riconfermate ma verranno modificate in modo da permettere anche per dire ai bambini, per contrastare la povertà educativa, di frequentare servizi socioeducativi, permettendo loro di andare al museo piuttosto che frequentare i teatri o andare anche con attività sportive. Tutto questo perché ovviamente è cambiato il mondo, non si può rimanere con misure del 2013 che vanno appunto confermate ma innovate. Lo stesso dicasi per il RED, che verrà ovviamente anche questo riproposto, però in una misura diversa, perché anche in questo caso le famiglie prese in carico potranno poi avere la possibilità di utilizzare con il RED proprio prese in carica quelle che sono le attività di museo, di sport, anche in questo caso di educazione, di poter frequentare luoghi culturali. Questo perché bisogna ovviamente anche permettere, dare delle opportunità a tutti, in questo caso alle famiglie. E poi abbiamo fatto progetti ovviamente anche con gli enti locali, riproporremo, perché è stato ben accolto e anche molto attesa, gli hub di innovazione sociale, cioè nelle città capoluoghi di provincia, soprattutto quelle che non hanno partecipato al bando scorso, potremo permetterci negli spazi pubblici non utilizzati la presenza di centri di aggregazione sociale. Questo sono fra le tante, poi abbiamo ovviamente azioni col welfare abitativo, grazie anche all'assessorato della Maraschio, per lavorare in modo da dar vita a condomini solidari, al co-housing sociale, soprattutto con una maggiore attenzione verso le persone più anziane. Quindi è chiaro, poi si agisce sulle aziende, agiamo sul no profit, stiamo insomma cercando di lavorare a più livelli.